Sale a livelli allarmanti la tensione nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, il punto strategico per il petrolio. L'Iran sequestra una nave britannica, allora li vedete in collegamento, i nostri corrispondenti, eccoli, Lucia Goracci e da Londra Stefano Tur. Allora cominciamo con Lucia Goracci, com'è ora la situazione, Lucia? Beh, la ricostruzione della vicenda è opposta tra Londra e Teheran. Quello che è certo è che la presa di una petroliera britannica da parte degli iraniani, che hanno per alcune ore fermato anche un'altra, eleva a livelli senza precedenti la crisi delle petroliere nello stretto di Hormuz. La reazione di Londra è ferma, l'Iran però spiega che la petroliera inglese è sotto inchiesta, in soccorso della Gran Bretagna arriva Trump, che ricorda nell'area abbiamo tante navi, navi da guerra. Teheran però non arretra e ricorda, non vogliamo la guerra, ma non temiamo nessuno, che si tratti di Saddam Hussein, Donald Trump o la regina. Ma vediamo la ricostruzione degli eventi in questo servizio. La Stena Impero, con i suoi 23 di equipaggio a bordo, è sotto sequestro nel porto di Bandar Abbas. Sulla petroliera britannica è stata aperta un'inchiesta dopo la collisione con un barchino di pescatori iraniani. Questa è la ricostruzione di Teheran. Dopo il primo annuncio, in cui gli Ayatollah spiegavano che la nave inglese aveva violato il diritto marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. I tracciati radar però mostrano l'itinerario della Stena Impero in acque internazionali sino a una repentina deviazione, il probabile momento del sequestro e la scomparsa dai transponder. Due navi britanniche presenti nell'area non possono intervenire in suo soccorso. Una seconda petroliera inglese fermata dagli iraniani viene rilasciata in poche ore. L'operazione appare una ritorsione per il sequestro ancora in corso di una petroliera iraniana a Gibilterra realizzato dai marini inglesi su segnalazione degli Stati Uniti. La guida iraniana Khamenei aveva avvertito l'Inghilterra. Non resterà senza risposta. Il presidente Trump intima a Teheran: non commettete stupidaggini o la pagherete come nessuno prima, e invia 500 soldati americani in Arabia Saudita.